Ben ritrovati, amici e amiche del gameplay su Game Over Size. Io sono Tra90 e stiamo per iniziare questa nuova avventura su Deus Ex Mankind Divided, o come si pronunci, non lo so, ragazzi, sono ignorante. Allora, questo è il nuovo capitolo della serie Deus Ex, è il successore di Deus Ex Human Revolution, gioco per 360 e PlayStation 3, che io ho giocato, finito, ho visto anche tutti e tre i finali alternativi, ma non me ne ricordo neanche uno, quindi la storia ce l'ho un po' frammentata in testa. So che c'è un'opzione per rivedere un video di 12 minuti che racconta la storia del primo Deus Ex, però lo vedrò dopo. Intanto voglio iniziare a giocare. Questo gioco è stato accolto molto positivamente, in modo molto positivo dalla stampa specializzata. Dicono che è un bel gioco, la sua durata si aggira sulla ventina di ore, un po' di più forse. E niente, dovrebbe essere un action gioco di ruolo abbastanza libero, dicono molto più libero del suo predecessore, cioè a livelli del vero primo Deus Ex originale, quello uscito nel 98, ragazzi, per PC, che tuttora io non l'ho giocato, ma dicono che sia il top dei top dei giochi cyberpunk e giochi di ruolo occidentali. Quindi tanta roba. Noi siamo pronti per iniziare, speriamo di divertirci. Cercherò di fare video più lunghi, ma con una frequenza minore, visto che ho poco tempo per videogiocare in questo periodo. Però se ci riesco, cercherò di allungare la durata dei video almeno di 40 minuti o di più. Poi vediamo comunque mentre giochiamo. I comandi già lo so, perché ho fatto il pezzo iniziale prima per provare i comandi e così, quindi all'inizio saprò cosa fare, anche se ancora non riesco bene a memorizzare i comandi, perché sono abbastanza diversi dai soliti giochi. Però sono pronti per partire. Ed eccoci, ragazzi, tutto inizia qui. Loghiamoci il video. Pensavo di poter salvare il mondo. Guardalo ora. Ennesimo attentato legato ai potenziati. I 251 passeggeri del volo 451 della Sister Airlines hanno perso la vita. Un potenziato è entrato nella cabina di pilotaggio e ha massacrato senza pietà tutto l'equipaggio. La nera sembra indicare che l'uomo fosse vittima di un flashback dell'incidente dei potenziati. L'orribile giornata di 2 anni fa, quando molti potenziati hanno sviluppato una follia omicida, la più grave perdita di vite umane degli ultimi decenni. A volte bisogna rassegnarsi e accettare ciò che si è diventati. Vedi di non uscire di testa, tostapane. Va bene? Beh, se accadesse, nemmeno te ne accorgerai. Agente Jess, devo aspettarmi qualche problema? No, signore. Non vedo perché dovresti. Bene, perché tu sei l'unico agente potenziato di questa squadra e sfrutterò le tue capacità. Ascoltatemi tutti. Abbiamo una tempesta di sabbia in arrivo su di noi e non possiamo commettere errori. Il bersaglio è quest'uomo, un trafficante di nome Shep, un ex Bell Tower. Era nelle forze speciali, uno dei comandanti spariti durante l'incidente. Ed è uscito allo scoperto? Non va bene per niente. Infatti, vende armi e potenziamenti di tipo militare ai terroristi. Questo è Alan Singh, l'agente infiltrato che ha stanato Shep. È il migliore dell'Interpol. Per 3 anni ha lavorato per ottenere la fiducia dei Jin, dei contrabbandieri iracheni diffusi come una piaga nell'area orientale. La settimana scorsa il nostro trafficante ha contattato i Jin, offrendo una grossa partita di attrezzature a un prezzo ridicolmente basso. Hanno detto a Singh di gestire l'affare. Non gli piacerà che l'Interpol gli rovini la festa. La copertura di Singh regge? Per adesso regge. Facciamo sì che la mantenga. Qui è dove si svolgerà l'affare.
Un hotel nel grattacielo incompleto, abbandonato fino dai tempi dell'incidente. Dentro è piuttosto malmesso. Vediamo un po'. Molti operai erano potenziati con sistemi industriali pesanti. Durante l'incidente sono impazziti tutti. È stato un autentico macello. E nessuno, tranne qualche drogato, ha messo più piede là dentro da allora. Quindi qual è il piano? Singh si incontrerà con Shepard al piano terra, nell'atrio principale. Ha mandato il grosso dei Jin nell'attico, che offre una posizione elevata. La squadra di McCready si piazzerà in modo che possa controllare l'atrio ed effettuare l'arresto. Jensen, tu entrerai solo dal tetto. Il mio obiettivo? Tenere i Jin fuori dai giochi. Per quanto ne sappiamo, esiste un solo passaggio dall'atrio al livello dell'attico. Si tratta di un ascensore situato qui. Voglio che blocchiate l'accesso. Bene, ci penso io. Vuoi usare solo i tuoi potenziamenti per questa operazione? Ti consiglio di prendere qualche arma. Non si sa mai. Ok, qui il gioco ci propone la prima scelta per questa missione, letale o non letale, ragazzi. Io proverò in incognito, sarà un po' più difficile. Però il problema è che se ci dovessero scoprire, la sua copertura sarà più credibile se non, non avremo armi per difenderci abbastanza. Ben detto. Già, perché se gli accadrà qualcosa, sarai tu a dirlo a sua moglie, una volta uscito dall'ospedale. E la portata? Là dentro ci sono molti spazi aperti, con soffitti alti, ma anche numerose stanze di piccole dimensioni. Quindi è un tiro alla cieca, alla fine. A lungo raggio sempre. Non ho intenzione di andare troppo sul personale. Dammi qualcosa con una buona portata. Come vuoi, così ridurrai il rischio di essere visto, compromettendo Singh. Un'ultima cosa, Jensen. Singh dice che i Jin utilizzano un dispositivo Wi-Fi per potenziare le comunicazioni. Se lo disattiverai, avrà più possibilità di mantenere la propria copertura. Vedrò di localizzarlo, ma non dobbiamo muoverci. Non c'era una tempesta in arrivo? Sì, c'è. E le informazioni sull'operazione sono arrivate all'ultimo. Per cui dovremo improvvisare un po'. La tua priorità, ricorda, è tenere i Jin lontani da quell'atrio. Ricevuto. Adesso vediamo di concentrarci, signori. Ci stiamo avvicinando al bersaglio. Il primo sei tu, Jensen. Diamoci dentro. E diamoci dentro, dai. Dubai 2029. Ma graficamente sembra avere alti e bassi, ragazzi, eh? Niente di eccezionale, almeno su console. Sembra l'inizio di Metal Gear Solid 3, ragazzi, quando Snake si lancia, che fa il lancio alo all'inizio. Ok, ci siamo. Abbiamo il fucile tranquillante. Bene, così ci si abbassa. Ricevuto. Penetra nell'edificio. La via d'accesso che devi bloccare è dall'altra parte. Sì, tranquillo, tranquillo. E ricorda, il percorso più diretto potrebbe non essere quello più facile. Confermato. McCready si farà vivo appena la sua squadra sarà a terra. Miller, chiudo. Questo, ragazzi, già lo sapevo. Oddio, è quella che già i pulsanti mi fanno scherzi. Questa ovviamente è una cosa da fare dopo con l'app dal telefono. Ma non ce ne frega niente, continuiamo ad andare avanti. Allora, ragazzi, per chi non ha ben capito la trama, allora, perché nel primo Deus Ex fanno vedere come questa tecnologia di impiantare arti e parti di corpo robotiche stava prendendo il sopravvento sulle persone. Però che è successo? Che c'era questa organizzazione, adesso non ricordo bene il nome e cos'era di preciso, comunque era quella che produceva i chip, praticamente i chip per potenziarci e le parti meccaniche.
creato, come si può dire, un virus che ha attaccato tutte le persone e potenziali che avevano questi chip, portandoli alla follia, e c'è stato un macello. Tipo un attacco in massa di sta gente potenziata che si uccideva e uccideva gli umani. Un casino. Jensen è riuscito a fermare questa tragedia, però l'odio degli umani per i potenziati è rimasto. Questo non si sposta. Quindi adesso viviamo in un mondo dove quelli potenziati vengono trattati da cani. Che succede? Vengono repressi e, come avete visto all'inizio, la repressione genera rabbia e si generano attentati su attentati da parte dei potenziati verso gli umani. Ma da quale parte devo andare? Ah, ok, aprire. Selezionare la vista, selezioniamola. Perfetto. Vedete, in questo gioco Jensen, a meno che all'inizio, mantiene tutti i poteri che si sbloccavano al primo. Cioè, perché mi ricordo che questi poteri erano sbloccabili, non ce l'aveva già da inizio. Abbiamo la solita batteria. Allora, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Il modo di ripristinare la corrente, ragazzi, quindi da quella parte. Perfetto. Prendi la batteria. Più batteria abbiamo, meglio è, ragazzi. Il gioco non è neanche troppo fluido nei movimenti, è abbastanza impreciso, eh. Quindi bisogna stare abbastanza attenti su quello che si decide di fare. Qui devo fare il nostro primo hackeraggio, penso. Eh sì. Partendo da questo punto, fortificando le zone, dobbiamo... Oddio, sto sbagliando. Dobbiamo raggiungere questa zona qua. Ce la stai facendo? Quanto sei lenta, dai. Sbrigati. Perfetto. Perché partendo dal nucleo principale dobbiamo attaccare sia il nucleo nemico, ove possibile andare a prendere il nucleo verde. Ok, no, qua il tutorial non mi serve, ragazzi, quindi possiamo continuare. Credo che quello fosse lì. Così ci si... Farò un altro giro di controllo, solo per verificare. Ok, ragazzi, attenzione, Due sono troppi. Vediamo subito come funziona la nostra pistola, ragazzi. Si può tenere il fiato? L'ho preso? È meglio con la pistola, perché anche se col corpo a corpo prendi molti più punti, solo che sprechi corrente. La corrente è essenziale, ragazzi. La batteria sprechiamo. Vedete anche le altre abilità lì sotto, eh? Quella a sinistra invisibile, sopra niente rumore di passi, e quella a destra è quella scarica di granate e tutto intorno a noi, ragazzi. Un'abilità abbastanza distruttiva. Qua ce ne stanno due, dobbiamo stare attenti. Non so se posso scavalcare qui, ma sarei direttamente lì. Non posso neanche ucciderlo perché lo vedrebbe. Restiamo nascosti e aspettiamo il momento propizio. Ragazzi, non so se si risvegliano, eh. Quindi attici, sì, attento, ci siamo adesso. Jensen, Mac, ascoltate. La tempesta di sabbia si avvicina rapidamente. È bella grossa e farà parecchi danni. Odio. Oh, scusa. Il deserto, cazzo. La vedi già? Sì, ci resta poco tempo. Ricevuto. Tutto chiaro.
Apriti su. Tutorial per furtività, no, non ci interessa. Sappiamo abbastanza come funziona. Non cadere sotto, non cadere sotto, mi raccomando. Oh. Quanti letti ci sono rimasti? 11. Speriamo che non ci finiscono. Sei caduto? Sì. Perfect, perfect, ragazzi. E alla fine ci poteva bastare pure la pistoletta, forse. Non serviva quello di precisione. Adesso a vederlo meglio. Oh, che cavolo. Questa cos'è? Posso passare da qua? Ci salta? Madonna, che salto! Bene, l'affare è troppo importante. Fa dei salti assurdi. Cos'è? Chiudi un po'. E credi come procedi? Più lentamente del previsto. Qui sotto pare di essere in un cimitero. Come dici? Durante quel casino del 27, tutti sono corsi verso le scale. Ci sono cadaveri ovunque. Alcuni di loro erano tuoi cuginetti, Jensen. Hai bisogno di pezzi di ricambio? Ti sento male, mi credi. Alza la voce. Ah, ho perso l'occasione. Niente di niente, solo sabbia. Oddio, che palle, ma non può tenere il fiato? Non c'è un pulsante per tenere il fiato, ragazzi, sono io che sto... Ah, l'ho anche marcato, no? C'è troppo silenzio. C'era un altro giù. Vabbè. Passiamo da sta parte. Sembra molto più libera. Che era? Niente. Jensen, situazione? Sto attraversando gli attici. Se dovessi trovare il potenziatore di segnale dei Jean, cerca di disattivarlo. Ricevuto. Di quanti sono, ragazzi? Sono troppi, eh? Pensa che mi sono impicciato, eh. Non vorrei dire niente, eh. No, quello non posso neanche farlo fuori. Farlo fuori è sconsigliabile. Devo assolutamente trovare una via praticabile. Questo Shepard è un uomo senza un... Okay. Non fate stronzate, ti prego, non passare qui adesso. Vai, 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 finisce la batteria. Ok. Ok, ragazzi. Uff. La sto sprecando tanto. Ascoltate, Cheng è entrato nelle frequenze radio dei Jean. Vediamo com'è il segnale. Tra poco dovremmo sentire Singh. Khalil, il rogel è balen haget gaye kman shwaya. Roh qul li bayt el nas. Posso rubare l'arma, vero? خليكم prendiamola. Yani muntazirin. Segnale perfetto. Affermativo. Dovessero scoprirci. Ci risentiamo al momento dello scambio. Contatto visivo, contatto audio scarso. Di qua dove si va, ragazzi?
Jensen, siamo nell'atrio. Prendiamo posizione alle terrazze. Situazione? In movimento. Beh, datti una mossa. Che è quella luce là? L'elicottero nemico sta arrivando. E anche la tempesta. Hai disattivato quel potenziatore? Stanno muovendo, stanno muovendo. L'ho trovato. Allora speriamo bene per la copertura. Dove stava? O ne risponderai a me. Sì, ma dove stava, cavolo? Non l'ho visto per niente. Io spero che non si risveglino, eh. Non scatta subito l'allarme, scatta. Io già me lo immagino. E i morti questi qua civili hanno qualcosa, sì. Perfetto. Allora, potenziamo. Dai, 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 dai. Vai, 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 vai. Oh, che mi manca? Dai, dai, dai. Mamma mia, che bestia che sono stato, ragazzi. Che bestia. Qui Jensen. L'accesso agli attici è sicuro. I Jin non disturberanno. Passo. Ricevuto. Era ora, cazzo. Elicottero nemico. Non smettono di farci vedere i morti dell'incidente, ragazzi. Quello avvenuto alla fine di Human Revolution. Ok, squadra d'assalto. Tappatevi la bocca. 5 in posizione. Tenersi pronti. Sing vede Shepard. Trasmissione. Bersaglio in zona. Ricordate, c'è anche Sing. Occhio a dove sparate. Hai coraggio, Sing. Un affare con una tempesta alle calcagna. Madre natura fa come le pare, signor... Chiamami Shepard. Bello. Queste sono le armi. I potenziamenti. Ormai sono merce rara. Le armi sono ancora a bordo. Mostrami subito i soldi e... Oh, che cazzo sono? Sono potenziati, però. Quello è sicuro. Non sono i Jin, ripeto, non sono i Jin. Sì, sono potenziati al 100%, quella è la stessa tecnica nostra. Piatto di le cadute. Mi vogliono le armi. Fuoco, fuoco! Fuoco, fuoco, volontà! Puntano l'elicottero, ti hai a tiro? Negativo, negativo! Qui ci stanno sparando addosso! Quell'elicottero non deve decollare! Ho capito. Hai capito? Che cosa abbiamo capito? Cazzo! Si avvicinano! Perderemo Sing. Jensen, non posso raggiungerlo. Spettro. Vai. Jensen, la tempesta ci ha fatto guadagnare tempo. Ma devi fermare quell'elicottero. È ok. Allora, pausiamo. Invisibile con passi silenziosi. Oh no, pensavo di correre veloce. Se non creviamo prima, ragazzi. Vai, vai. Miller, elicottero neutralizzato. Jensen! Oddio, che culo. Non c'è di che. Merda.
Aia. Ricordi sua di quando l'hanno modificato? Quando gli illuminati non potranno controllare uomini e donne simili a te, come avevano previsto. Scene d'orrore per le vie di Detroit. I potenziati sono in preda a una follia collettiva. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. La gente muore da fuori, milioni di persone. La ricerca di superstiti in Macea è stata degradata a missione di certo, mamma mia, deportati addirittura. Wow ragazzi, serie di numeri che non capisco. Quanto ci sono costati gli eventi di Dubai? Conoscevano i rischi. Quante unità abbiamo perso? Tutte. Per la tempesta di Sancho. I comandanti di quei potenziali. Evidentemente hai un concetto ampio di successo. Comunque, la natura casuale dell'attacco potrebbe darci un vantaggio. L'Interpol resterà confusa per settimane, mentre noi potremo guidare la gente dove vogliamo. Che sono gli illuminati, chi sono? Dopotutto il nostro è un obiettivo a lungo termine. Lo è sempre stato. Credi? Devo ricordare a tutti quanto ci siamo allontanati dal programma. L'incidente dei potenziati ha diviso la società. La situazione è peggiore del previsto e diventa sempre più instabile. Non è tollerabile. Perché la nostra visione si compie, si rende necessario eliminare ogni disturbo. Nessuno qui è in disaccordo. Questa è la gente 47 Hitman. Ora però andrò a New York, dove potrò valutare la situazione. Potremmo già avere i voti necessari per approvare l'atto sul risanamento umano. Molto bene. Stanton, accompagnami. Potremmo dover esercitare pressioni finanziarie e politiche su tutti gli oppositori. Se vogliono rimettere... Procediamo. I potenziamenti questi. Elizabeth, ti chiamerò più tardi. O toglierli. Lo so perché... Non funzionerà, Lucius. Neppure col denaro di Dowd. Sai cosa troverà Rand a New York? Uomini deboli, indecisi. E con Nathaniel Brown, che resta un'incognita. Certo. Ecco perché stiamo attuando la nostra strategia alternativa. Questo è potenziato, questo. Hai sempre detto di poter fare grandi cose, Pete. Ora hai l'occasione di dimostrarlo. Ogni cosa è pronta. Una bruttissima voce. Sono tentato da mettere l'inglese, ragazzi. Genus sembra essere ovunque di questi tempi. Lui e il collettivo Juggernaut. Genus non sarà un problema. Ho predisposto tutto. Dubai è stato l'inizio. Ora richiameremo l'attenzione di tutti. Paige, attiva la cellula dormiente. Quindi rivoglio i potenziati questi.
Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Che russo, eh? Praga. Miller, sono Jensen. Sto scendendo ora dal treno. Ricevuto. Ma quella stava abbracciata a Jensen? Vieni direttamente in ufficio? Se non avrò problemi ai checkpoint. I tuoi documenti sono a posto. Tieni un basso profilo. Basso e chiuso. Sappiamo che Praga, che la Repubblica Ceca è quella che è a capo di questa di questo odio, no? Verso i potenziati. Guardate quanti controlli. Pure un potenziato, guardate la gamba. Che succede? Oh, mi spiace. Scusa. Maledetta lattina. Perché non guardi dove va? Lasci che le dia una mano, signora. C'hanno proprio il terrore, c'hanno. Signora, scherzi. Avresti preferito dolcezza. Ricevuto il messaggio su Dubai? Sì. Sono felice che tu stia bene. È stata una brutta imboscata. Di sicuro non me l'aspettavo. Idee su chi è stato? La tua task force riuscirà a scoprire qualcosa. E non sarà la stessa cosa che scoprirà il collettivo. Collettivo, il collettivo Juggernaut, quello che ha nominato quelli là. Spedire la squadra di Praga a Dubai. Miller aveva solo una azione d'emergenza. Non c'erano altre squadre pronte. Sì, beh, è una bugia. Benvenuti a Praga, potenziale. Meglio andare. Che è ufficiale che ci vogliono tantissimo. Controlla ogni divisione della task force fin da quando sei entrato a farne parte. Avevano una squadra in Oman. Potevano arrivare sul posto prima di voi. Perché hanno mandato noi? Non lo so. Se la task force è il braccio degli illuminati, come pensiamo, non avrebbe senso andarla in un'imboscata. Un attimo, ok? A meno che non ci volessero far vedere qualcosa ufficialmente. Augovet! Si prestessi papiri. Si prestessi papiri da inspezione. Non creare problemi. Non lo farei mai, Alex. Desastavui sei. Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata. Tutti si guardano le spalle con il terrore che dei potenziati come noi li assalti. E qualcuno lo farà. Tratta le persone come animali e si comporteranno come tali. Lo dici come se non potessimo fare nulla. Ci ho provato 2 anni fa. Non ha funzionato. E quindi? Vuoi dirmi che dovremmo arrenderci? Rassegnarci a odio e pregiudizio? Al diavolo! Sto dicendo che posso combattere solo ciò che vedo, Alex. Io devo fermare coloro che manovrano nell'ombra. Pensavo lo sapessi. Lo so. Tu, io, il collettivo Juggernaut, stiamo provando a fermarlo. Questo però non significa. E allora aiutami. Quindi, loro fanno parte del collettivo Juggernaut, che però è slegata da quella squadra che abbiamo visto all'inizio. Quelli sono... è l'Interpol. È una squadra che opera in segreto per bloccare quei tizi che hanno parlato prima. Non fare cazzate, Lattina. Non posso credere ai miei occhi. E la sei cercata. Giù le mani da quella roba. Non rendere le cose più difficili. Odio questa città. Andiamo. Se abbiamo ragione su Dubai, sul fatto che gli Illuminati volessero la tua squadra come testimone, dobbiamo scoprire perché. Come ci guarda? Chi ha dato l'ordine alla tua squadra? Miller. Ma forse l'ordine viene da più in alto. Forse è coinvolto lo stesso. Sai cos'è la NSN? La subnet neurale. I direttori della TF-29 la usano per comunicare nel cyberspazio. Che cos'è? Una cimice progettata da Genus. Genus? L'hanno nominato... ah, quelli tizi là. Genus.
Jones, leader degli attivisti. Il loro rivale. Mai conoscerlo. Un giorno, forse. Adesso concentrati su Miller, devi capire come arrivare alla scheda mappa. La cellula dormiente, ragazzi. Ecco di cosa parlavano. Purtroppo questo attentato, ragazzi, ricadrà sempre. Stai bene? Sì. Sui modificati. Sui potenziati. Altro odio che si crea. Hai sentito? Do un'occhiata. Ok, stai attento. Parleremo. Ce l'ha fatta, ragazzi. Attivad. Cazzo. Alex, sono Adam. Ehi, hai una voce terribile, come stai? Mi fa male tutto, ma starò bene. Tu invece? Sì, sto bene. Ho visto di peggio. Cazzo, sembra quasi impossibile. Senti, Alex, i miei sistemi non funzionano. Devo farmi controllare. Ma se vuoi che ci vediamo... Cosa? No, sto benone. Fai quello che devi fare. Io ho la scorza dura. Chiamami appena torni disponibile. D'accordo. A presto. Bene, ragazzi, noi possiamo finire qui il video. Comunque, mi è venuta in mente una cosa. Ora ci hanno disattivato dei poteri. Non è che questa è la scusa del gioco per farci ricominciare da capo e durante l'avventura dovremmo risbloccare un'altra volta quei poteri che sembravano base, invece forse non sono base, ma come in Numa Revolution dobbiamo sbloccarli dopo, forse questa è la scusa? Oppure semplicemente una parte di trama, adesso andiamo da qualche dottore scienziato e ce li ripara tutti, non lo so, lo scopriremo giocando insieme, ragazzi. Quindi... ci possiamo salutare qui, non so la durata di questo video quanto sia, però cercherò di farli sempre più lunghi, ragazzi, se questo era troppo corto, non lo so, adesso non c'ho davanti un cronometro o un qualcosa, perché la cadenza del video sarà un po' più lenta rispetto al solito, visto che sono abbastanza impegnato e ho meno tempo adesso per fare i video, però spero che apprezzate ugualmente. E niente, ragazzi, vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare, di dirmi cosa pensate voi di questo nuovo Deus Ex. Per me adesso è ancora presto per dare una visione del gioco, però ho visto che è molto simile al precedente, comunque con le meccaniche. Dovrò vedere adesso se effettivamente è più libero o... dicono che si avvicina un pochetto al primo Deus Ex, quello uscito nel 98, boh, vedremo, ragazzi. Quindi condividete anche il video, noi ci salutiamo da Tra 90 e Game Over Size è tutto e noi ci vediamo nella prossima puntata, ragazzi. Ciao ciao.